Ci inclino gli incontri culturali che voi abbiamo già mandato l'informazione sui prossimi, no? Il prossimo martedì c'è la Donna Brandalise che farà un incontro sulla moderazione dei saggi di De Montaigne. E poi il 12 di dicembre, che è un giovedì, col professor Rodolfo Costa, probabilmente anche la dottoressa, professoressa Sara Montagnese, sulla cronobiologia e i ritmi biologici, e il 17 ancora con Adone Brandalise su passione e moderazione. Poi l'anno prossimo con Adriano Qui trovi qualche abbiamo risultato che pensato potrebbe interessarti. di coinvolgere il professor Curi sull'ultimo suo lavoro sulla pena, condanna e la pena. E poi naturalmente l'anno prossimo il professor Mosconi sulla questione sempre sulla devianza, per molti anni ha studiato questo aspetto qua, affronteremo anche questo tema. Tanto ringrazio il professor Giusti che ancora una volta si è reso disponibile a incontrarci e a riflettere su un tema sicuramente molto importante, che è quello che riguarda modalità di cercare di contenere delle situazioni di grande disagio personale legato a infinite ragioni per le quali la mente sembra tradirci, sembra in qualche maniera rappresentare un punto critico rispetto al quale ognuno trova una strada diversa, o con la parola o appunto con i farmaci, spesso lamentandosi anche di mancanza di efficacia degli effetti. Viviamo poi in un tempo, sapete, dove le post-verità, cioè quelle del post su Facebook, diventano la verità, per cui ci sono o credulonerie o contrapposizioni insensate nei confronti dei vaccini, dei farmaci, no? Se ne sentono di tutti i colori, e credo che sia importante affrontarli con serenità e con consapevolezza rispetto a una realtà che è molto complessa. Ma se vuoi leggere quella che è la traduzione dell'inizio del capitolo, sì, del Goodman Gilman sui neurolettici, che è brevissimo, che dà un quadro, secondo me, sufficientemente complesso e esaustivo per iniziare un discorso sui neurolettici. Il trattamento della psicosi è il titolo, no? Del piccolo della. Posso chiedere da quale tratto? Da quello L'ultimo. ultimo? Quello che sta appena pubblicato? Sì. Allora adesso. No, perché sono cambiate le cose. Sì, l'ultimo. La psicosi è un sintomo di malattie mentali caratterizzate da un senso distorto o inesistente della realtà. I disturbi psicotici hanno diverse eziologie, ognuna delle quali richiede un approccio terapeutico unico. Disturbi psicotici comuni includono disturbi dell'umore, depressione maggiore o mania, con caratteristiche psicotiche, psicosi indotta da sostanze, demenza con caratteristiche psicotiche, delirio con caratteristiche psicotiche, breve disturbo psicotico, disturbo delirante, disturbo schizoaffettivo e schizofrenia. La schizofrenia ha una prevalenza mondiale dell'1% ed è considerata il disordine prototipo per comprendere la fenomenologia delle psicosi e l'impatto del trattamento antipsicotico, ma i pazienti con schizofrenia presentano caratteristiche che vanno oltre quelle osservate in altre malattie psicotiche: allucinazioni, delusioni, linguaggio disorganizzato e comportamento disorganizzato o agitato sono sintomi psicotici che si trovano individualmente e occasionalmente insieme in tutti i disturbi psicotici e in genere rispondono alla farmacoterapia. Oltre ai sintomi positivi, i pazienti con schizofrenia soffrono anche di sintomi negativi, apatia, avolizione, alogia e deficit cognitivi,
con quest'ultimo l'aspetto più invalidante del disturbo. Come nascono i neurolettici di fronte a un quadro così complesso? Allora, intanto direi che il termine neurolettico non è appropriato, perché uno, cioè nella parola neurolettico significa che tu vai a tirare lì un pezzo del sistema nervoso centrale, insomma guarda più gli effetti collaterali che gli effetti terapeutici. Io preferisco sinceramente il termine antipsicotico. Come? Antipsicotico. Antipsicotico. Io dice che è qualcosa che naturalmente va contro la psicosi, ma come tutti i farmaci, c'è un giardino che ti dà una dovizia di particolari, e sapete che purtroppo abbiamo a che fare con degli effetti collaterali. Gli effetti collaterali, la maggior parte sono attesi, ovviamente altri sono inattesi, eccetera. Ok? Allora, come nascono? Nascono per caso. Nascono per caso perché c'è uno che si chiama Lamoury in Francia, che praticamente ha il problema di addormentare un po' la gente. E allora provano varie cose e a un certo punto si imbatte sulla cloroformazina e comincia a vedere delle cose, sì, non solo dormono, anzi dormono poco rispetto ai ipnotici normali, però hanno altri effetti, cioè provocano praticamente una sedazione che dura nel tempo con un po' di effetti, eccetera. A un certo punto, dopo ci lavorano anche per l'anestesia, eccetera, la mettono insieme con gli altri, saltano fuori dei farmaci più potenti, no? Cioè dei farmaci che in francese ti dicono ti danno la mineralizzazione, tanto in italiano, molto termine. Ma cosa vuol dire? Cioè l'individuo è indifferente rispetto all'ambiente. Ok? Siamo. E qua i vecchi antipsicotici, per avere l'azione che noi volevamo, cioè l'azione antipsicotica, ci mettevano circa 2-3 settimane. Durante queste 2-3 settimane, a livello del sistema nervoso centrale, avvengono dei cambiamenti importanti. Questo qua si può leggere dalle descrizioni cliniche, ma anche per esempio dai dosari metaboliti di alcuni neurotrasmettitori di melatonina. Cioè, queste sostanze si attaccano, soprattutto questi qua, a dei recettori per la dopamina, di cui abbiamo già parlato, ma se volete ne parliamo, eccetera. E allora cosa succede? Vanno a bloccare, per cui la dopamina non ce la fa più a attaccarsi al suo recettore, quindi non fa tutte le azioni che sono a valle. Se non sono chiaro, fermatemi. Ok? E la dopamina viene metabolizzata per conto suo, come al solito viene buttata fuori le neuroline. Se noi andiamo a vedere il metabolita delle neuroline, i primi 4, 5, 6 giorni vediamo che aumenta da morire. Cosa vuol dire? Vuol dire che la dopamina, il sistema endogeno, cerca di farne di più per scalzare questo nuovo farmaco che è venuto là. Dopo un pochino di tempo, 4, 5, 6 giorni, come al solito c'è una reazione a feedback negativo, insomma se la mette via. Ok? Se la mette via, i primi giorni i pazienti dormono perché la dopamina c'entra poco, ma soprattutto vengono tacitati negli altri recettori, cioè per esempio va a rinforzare, vanno sui recettori per l'istamina, eccetera, perché questi qua era come sparare, avere una bomba atomica, spara dappertutto, ok? Ci siamo? Ecco, dopo appunto 5-6 giorni la dopamina comincia a dire ciao, non ce la faccio, allora a quel punto là il paziente, vanno via le allucinazioni, vanno via, eccetera, tutte le cose molto evidenti, eccetera. E insomma, è il momento di cominciare con la psicoterapia, perché qua, a differenza di quello che ci dicono i nostri amici là, non è che quei farmaci da soli si ottengono dei grandissimi risultati. E naturalmente anche a livello della parola, ok, non è che si riesca a fare grandissime cose, a parte il livello eccezionale, eccetera, no? Tutte e due le cose insieme aumentano le probabilità che abbiamo di successo. Questa è per farla in soldoni.
Ok, poi andando avanti, allora si faceva così, forse non so se sono psichiatri che hanno più o meno la nostra età, ti possono raccontare che li tenevano là 2-3 settimane, dopo verso la fine cominciavano a rispondere, eccetera, e dopo li mandavano a casa o li chiedevano a seconda, eccetera. E naturalmente sapete che c'è stata una legge in Italia che non si può più ricoverare la gente, per cui questo approccio è stato, come dire, non dimenticato, ma quasi. Cioè nel momento che io devo risolvere la situazione acuta in 2-3 giorni, cosa faccio? Visto che il problema, abbiamo detto, è soprattutto la dopamina, cerco dei farmaci che mi funzionano estremamente bene sulla dopamina. E allora sono sorti, per esempio, una classe di farmaci che si chiamano butirofenoni, ok? Per esempio la loperidolo, no? Penso che tutti quanti, ecco, la loperidolo riesce a fare in 2-3 giorni quello che prima ci voleva 15-20 giorni. Però attenzione, tutto quello che vi dicevo prima, che dormiva, eccetera, che cosa, sparisce tutto, perché lui ti azzera tutto. Ovviamente cosa succede? Succede che la loperidolo non fa altro che shiftarti, Andrea, quando vuoi intervieni, non fa altro che shiftarti una schizofrenia, come dicevano loro, da sintomi positivi, cioè quella che noi siamo abituati a vedere nei film, no? Con l'eloquio, eccetera, con i pensieri che fuggono, eccetera, tutte le cose chiamiamole belle, no? Per gli altri, non certamente per il Signore, no? Cioè per uno psichiatra è molto più bello avere a che fare con uno schizofrenico che ti racconta belle robe, eccetera, un depresso, poveretto, hai bisogno tutti, eccetera. Sì, sto cercando di banalizzare, però insomma c'è della verità. Ti sta trasformando quella a sintomi positivi in una sintomi negativi, cioè ti induce quella mineralizzazione che dicevamo prima. Ovviamente non è che abbiamo risolto niente, perché come dicevano nel libro giustamente, attenzione, abbiamo a che fare con dei sintomatici. Ci siamo? Abbiamo a che fare con dei sintomatici, a parte qualche caso eccezionale, qua non so, me ne racconto qualcuno se volete, non so, per esempio, molto paradigmatico che le cose vanno così è l'aloperidolo. Allora, ho avuto la fortuna di conoscere il signor Janssen, no? Il signor Janssen che è morto una decina di anni fa, credo, a Roma in un congresso, e lui mi ha raccontato di come sono arrivati a sto aloperidolo, ma erano altri tempi, erano 40 anni fa circa, e lui quando aveva un composto nuovo lo portava per i pronti soccorsi e quindi diceva provatelo, adesso ovviamente non si può. E allora è successo una sera di aprile, mi ricordo solo un giorno, è successo che il figlio del primario di psichiatria dell'ospedale di Liegi ha avuto una crisi psichica con tutti i connotati, eccetera. Insomma, hanno provato con la clorpromazina, hanno provato con a qualcos'altro che non ricordo più, e non c'è stato niente da fare. E allora hanno telefonato al papà e il papà gli ha detto: ma c'è Janssen che ci ha portato questa roba, provate quella, intanto io arrivo. Gli è andata e dopo 20 minuti, questa è una persona normale, hanno detto: qua abbiamo risolto i nostri problemi. Poi niente, hanno chiamato Janssen, è tutto contento, eccetera, sono andati avanti una settimana a darglielo. Dopo una settimana, questo qui succede molte volte, no? Ho risolto la situazione, cosa facciamo? Smettiamo. Hanno deciso di smettere. Sono passati altri 15 giorni, ha avuto un'altra crisi e l'aloperidolo ha funzionato molto poco. Hanno continuato, però dopo altri 15 giorni, 20 giorni, è successo un'altra crisi ancora e questo si è ammazzato. Ecco, questa è la storia dell'aloperidolo. Non lo so, dopo dunque poi la storia degli antipsicotici
è andata avanti così per altri fine la fine del 85, roba del genere, quando è venuta fuori un farmaco che si chiama, che c'è ancora, che si chiama clozapina, il Lebolex, no? Questa clozapina è un farmaco eccezionale, ci ha fatto perdere 30 anni, e dopo vi dico perché, comunque è un farmaco eccezionale, come mai? È un farmaco eccezionale per il semplice motivo che non funziona solo sulla schizofrenia a sintomi positivi, ma funziona anche sulla schizofrenia a sintomi negativi, cioè su quella, come vi ho detto, caratterizzata praticamente dalla tipia, caratterizzata al contrario, insomma, non produttiva, la gente si raccoglie in se stessa, è difficile stimolarla in qualsiasi maniera. Questa qua, questo farmaco qua funzionava, funziona e funziona bene anche su questa. È un farmaco che funziona su 10.000 recettori, ok? E questo qui è stata la cosa dannosa. Perché? Perché tutti quanti hanno cercato per 20-30 anni di scimmiottare questo farmaco per avere gli effetti, hanno ottenuto delle brutte copie. È vero che hanno eliminato quella che a suo tempo era la causa per cui questo farmaco è stato messo in un angolo, cioè la granulocitosi. Cioè cosa succedeva? Succedeva che praticamente un metabolita del farmaco, perché deve fare due giri attraverso il farmaco e il fegato, prima viene prodotto un metabolita che è attivo, che anche lui contribuisce nell'azione, poi nel secondo giro si forma, non in tutti, un metabolita del metabolita, ok? Questo qui, diciamo, riesce a inattivare i precursori dei globuli bianchi. Insomma, il discorso è stato che è un farmaco della Lilly, ok? La Lilly è a Indianapolis e l'avevano dato in Finlandia perché c'era uno che lavorava là, l'avevano dato un po' di gente, sapete quando provano, eccetera. Insomma, in Finlandia l'avevano dato a 150 persone, mi pare, robe del genere, hanno avuto 12 morti. Allora, era appena andato. Sì, 12 morti, esatto, per... Ma in quale morti per? Morti per diminuzione dei bianchi, sì, e quindi shock settico, che non riusciva a rispondere a niente, eccetera, inaspettato, eccetera. Allora, il capo della linea era Steven Paul, che era appena uscito dal laboratorio dove sono andato dopo io, e praticamente sto Steven Paul cosa ha fatto? Ha detto, basta, tiriamo via tutto dove ci imbarchiamo, eccetera. Se non che, sempre in Finlandia, che era il paese dove l'avevano provato di più, le famiglie, non dei morti ovviamente, ma degli altri, hanno cominciato a fare delle dimostranze molto profonde. Perché? Per il semplice motivo che questa gente, prendendo appunto la clozapina, si era reintegrata di nuovo, aveva ricominciato a lavorare. E insomma, era ritornato in famiglia, eccetera, insomma, sembrava effettivamente che tutto andasse bene. Tanto hanno fatto che il primo ministro della Finlandia è andato a Washington e insieme hanno fatto venire a Washington anche il Steven Paul, eccetera, e alla fine l'hanno convinto a darlo a scopo caritatevole, umanitario, come si dice, e naturalmente la Lilly se ne levava le mani. La cosa ha preso abbastanza piede e il farmaco è partito. Ci siamo? Allora, ovviamente questa stigmate gli è rimasta. Ci siamo? Gli è rimasta. E tutti gli altri farmaci che conoscete, non so, l'olanzapina, il risperidone, eccetera, ecco, sono tutti farmaci, appunto, sono antipsicotici che vengono chiamati di seconda generazione, ok? Di seconda generazione. Cosa differiscono rispetto a prima? Rispetto a prima, non solo vanno a bloccare la
la dopamina, ma vanno a bloccare anche un recettore per la serotonina, il recettore 5-HT2A. Questo recettore 5-HT2A fa in modo da controllare il rilascio di dopamina. Cioè, allora, adesso bisogna che torni un attimo indietro. Allora, la schizofrenia è una malattia molto strana. Ci siamo? Dal punto di vista genetico ci sono, vi ho detto, un sacco di cose, eccetera. Stamattina ne è uscita un'altra, tanto per complicare le cose. Comunque, grosso modo, cos'è che possiamo dire? Allora, in quella sintomi positivi significa che c'è tanta dopamina. Questa tanta dopamina è soprattutto a livello dei gangli della base, non alla corteccia, eccetera. Là ce n'è tantissima, ok? E quindi abbiamo tutti questi, queste, l'eroquio, eccetera, quello che dicevamo prima. In quella sintomi negativi abbiamo un paradosso, cioè è vero che ce ne continua a essere tanta sotto, ma i fasci si fermano sotto, non arrivano fino alla corteccia. Ok? Ci siamo? Non riescono ad arrivare alla corteccia qui per varie ragioni, che insomma sarebbe lungo. Sta di fatto che anche quelli che arrivano alla corteccia, la serotonina che vi ho detto prima, frena la produzione di dopamina. Ho reso l'idea o no? Morale della favola, se noi andiamo a bloccare sto recettore per la serotonina, la dopamina fluisce molto bene. Ok? Ci siamo? Ecco, questi qua, il capostipite e la clozapina, fanno questo lavoro. Ok? Mi bloccano questo recettore che è soprattutto presente a livello della corteccia. Ok? E quindi funziona anche sui sintomi negativi. Ci siamo? Ok? E forse bisognava portare qualcosa per far vedere e veniva più chiaro, ma insomma dai, funziona anche sui sintomi negativi. Gli altri, la clozapina, questo è accertato, e funziona a concentrazioni più basse su questo recettore 5-HT2A rispetto alla dopamina. Ok? Cioè mi blocca prima quello, prima di bloccare la dopamina. Questo è un altro risvolto importante. Qual è? Allora, prima vi ho detto che i farmaci di vecchio tipo, ok, mi bloccavano la dopamina. Non tutti i blocchi della dopamina ci vanno bene però. Come mai? Per il semplice motivo che è vero che bloccando i recettori a livello mesolimbico, cioè più bassi, eccetera, questo va bene per la schizofrenia, sintomi positivi. Ci siamo? Ma per esempio, nella sostanza nigra, che come sapete è un'altra fonte di dopamina che serve per il movimento, per il Parkinson, eccetera, vado a bloccarmi anche quello. E allora cosa viene fuori? Viene fuori che posso avere dei disturbi extrapiramidali. Cioè viene fuori una situazione simile al Parkinson. Ok? Non solo, un altro fascio praticamente dove va? Va a finire a livello dell'ipofisi. E cosa serve? Serve per frenare un ormone che si chiama prolattina, ok? E la prolattina cosa serve? Serve a cose diverse nell'uomo e nella donna, ok? Nel maschio, quando c'è la prolattina alta, diciamo, c'è una certa impotenza, diminuisce il desiderio, eccetera. Nella donna il desiderio fa parte, è controllato da altri ormoni, però per esempio non hanno mestruazioni, ok? Questo qui è molto tipico delle ragazze giovani, hanno un volatino un po' più su, si blocca le mestruazioni, vanno dal ginecologo, li visita e dice no, tutto a posto, se non ha mestruazione vuol dire che è alta la prolattina, quindi fanno l'esame, ok? Nell'uomo aumenta il seno, nelle donne non aumenta il seno, che forse sarebbe una cosa che gradirebbero un po' di più, va bene dai. Ci siamo, anche praticamente viene bloccato, sempre qua, per esempio il desiderio, viene bloccato tutto il nucleo accumbens, tutti i piaceri, eccetera, per quello che vi dicevo prima, attenzione, che trasformano
una schizofrenia ha sintomi positivi, in definitiva ha uno negativi. Ci siamo? Ecco, questa cosa qua non ce l'abbiamo con la clozapina. Come mai? Sì, è vero che mi va a bloccare i recettori della dopamina, però me li blocca in misura più bassa. Cioè, cosa vuol dire? Per avere, per esempio, gli sindromi extrapiramidali, no? Cioè, si muovono sempre, eccetera, quella che si chiama la catesia, avete bisogno di bloccare l'80% dei recettori, ok? Mentre per avere l'azione antipsicotica ne basta il 60. Allora, la clozapina al massimo arriva al 62-63. Queste cifre non è che sono teoriche, sono vere, perché con l'aspetto adesso misurano quindi gli effetti extrapiramidali con questo farmaco non ci sono. Ci siamo? Allora, come vi dicevo, questi qua prendono appunto il nome di antipsicotici di seconda generazione, ok? O antipsicotici atipici, ok? Non tutto va per meccia molto bene, perché per alcuni vengono fuori i sintomi extrapiramidali anche sotto l'80%. Ci siamo? Si vede? Il risperidone, per esempio, è uno di questi. Ok, allora, come vi dicevo, la clozapina è stato un farmaco che appunto ha segnato una nuova era, però purtroppo aveva questo effetto e ha tanti altri effetti, perché purtroppo funziona su quasi tutti i recettori, per cui avete delle cose molto strane, perché per esempio ha un effetto contro il sistema colinergico molto importante, cioè il sistema colinergico è un sistema molto diffuso, però per dirvi è molto importante per quanto riguarda l'intestino. E allora ovviamente quando io devo cominciare con la clozapina devo pensare, guarda che in qualche maniera questo qua deve defecare, per cui ho bisogno anche l'aiuto. Però ci sono delle cose strane, perché per esempio sì, non riesce, come vi dicevo, andare in bagno, però ha una scialorrea incredibile, cioè una salivazione da morire. Ma come? Se mi hai detto prima che era anticolinergico, questo qua come si spiega? Si spiega attraverso degli interneuroni, eccetera, però insomma, e questo qui è un effetto che si vede un sacco di volte. Ci siamo? Ok, per cui ti crea dei grossi problemi, cosa fai? Faccio della tropina, ma come? Se dall'altra parte, eccetera. Non so, potrebbe essere bene fare l'ipratropio, per esempio, in bocca, c'è chi, insomma, da noi non si fa, anche perché il farmaco non viene adoperato, diciamoci la verità. Ok? E poi altre, non lo so, c'è la febbre all'inizio, una febbre scema, stupida, benigna, viene chiamata, però, capite? Sta di fatto che viene usata poco e viene usata soprattutto nei casi in cui gli altri farmaci non fanno assolutamente niente. E poi, come vi ho detto, c'è sta cosa dei globuli bianchi, per cui anche là bisogna, addirittura la nostra AIFA ha emanato un provvedimento per cui per il primo anno tu puoi prescrivere solo una confezione, e dopo 15 giorni devono venire là con la conta dei bianchi. Ci siamo? Se i bianchi vanno bene, vai avanti, se no ti stoppi. E dopo, perché soprattutto gli effetti collaterali, scusate, non l'ho detto, insorgono soprattutto nel primo anno. Ci siamo? Ok? Però anche qua sono uscite qualche pubblicazione che ha generato dello sconcerto. Cioè, hanno detto, sta attento, perché guarda che quando vedi che vanno giù i globuli bianchi, forse comincia a essere troppo tardi, perché guarda che prima c'è un incremento, un leggero incremento. E allora vi capite che siamo sulla caccia alle streghe, ho male un dente, ho preso una pacca, mi sono tagliato, eccetera, mi fanno i globuli bianchi, li trovano più alti, e allora cosa faccio? Butto via tutto. Cioè, capirete che insomma è un discorso. È un discorso difficile da fare, eccetera, anche se adesso col filgastrin, con quelle robe là, eccetera, con i fattori stimolanti, le colonie, non è più un problema trattare appunto. Ok,
Gli altri, come vi dicevo, sono soprattutto delle brutte copie. C'è qualcuno che va più meglio da una parte, qualcuno va meglio da un'altra, eccetera. Però, insomma, quello che va meglio è la grande fine. Per fare... Che però diceva viene usata poco. Viene usata poco in Italia. Sì, purtroppo si hanno paura. I psichiatri hanno paura. E ha un sacco di problemi, eh. Ci sono anche 80 casi di infarto, c'è una mionecrosi, insomma, è un farmaco che richiede, però è un farmaco che rispetto agli altri. Ma poi ci vuole molta pazienza, perché per dirvele tutte, la prima settimana risponde un 10%, arriviamo fino al 60-70, ok, ma dopo addirittura 20-30 settimane, cioè ci vuole molta fede, ok? Però diciamo che lo usano quando gli altri hanno fallito. Ci siamo? Credo abbia bisogno anche di un piano terapeutico. Ha bisogno di un piano terapeutico, esattamente, eccetera. Cioè, in Italia abbiamo fatto di tutto per scoraggiarlo. Invece, non so, parlavo anche con la moglie di Ari, che è venuta a casa mia 10 anni fa, e in America, insomma, sì, va perché, insomma, vale rispetto agli altri. Come vi dicevo, ci ha fatto perdere un sacco di tempo, perché scimmiottando eccetera, invece il problema probabilmente è andiamo sul glutamato, adesso stanno uscendo dei farmaci sul glutamato, però anche qua purtroppo hanno fermato i trial perché sono venuti fuori degli effetti collaterali. Ok, per farvela tutta, per dirvela tutta, un 7-8 anni fa c'è stato, come dire, una nuova entrata, ok? Qualcuno la chiama terza generazione o antipsicotici di terza generazione. Allora, per adesso in Italia ne abbiamo uno solo, l'aripiprazolo, ok? Ne sono usciti due in America nuovi, però non chiedo il nome perché non me lo ricordo più, finiscono il prazolo, poi loro sono dei derivati. Allora, che cos'ha questo qui di particolare? Allora, prima vi ho detto, attenzione, è una malattia molto strana, perché in quella a sintomi positivi abbiamo dopamina aiosa, in quella a sintomi negativi il problema è che sta dopamina non ne arriva su. Allora, lui è un agonista parziale, adesso spiegare cosa sono gli agonisti parziali è già un problema, ok? Comunque sono dei farmaci che quando c'è troppo agonista endogeno, quando c'è troppo dopamina si comportano agonisti come i vecchi, quando ce n'è poca sintomi negativi si comportano da agonisti, cioè praticamente fanno come fa la dopamina stessa. Ci siamo? Cioè va su più e due. Come va? Ma le cose qua diciamo che non abbiamo dei dati ancora convincenti. Ci siamo? Sembra andare meglio per i positivi rispetto ai negativi. Fra l'altro, volevo dire questo, attenzione, allora, c'è uno studio che probabilmente conoscerete, che si chiama lo SCAPI. Hai sentito? C-A-T-I-E. CATI. Ah, sì, mi pare. Lo studio CATI ha gettato tutti nella... Studio CATI, poi c'è uno nuovo inglese che più o meno c'è solo, in cui cosa hanno visto? Hanno visto che praticamente dai i vecchi prima generazione o quelli di nuova generazione non c'è assolutamente, i risultati sono analoghi. E quindi questo qui è stato preso dagli inglesi per dire ma perché dobbiamo spendere soldi per dare i nuovi eccetera quando i risultati sono come i vecchi. L'aripiprazolo non è stato considerato per mancanza di una nota importante di studi. Questo è il panorama dei farmaci che abbiamo adesso. Purtroppo è un panorama sconsolante, perché in definitiva non è che abbiamo qualcosa di nuovo, di miracoloso, eccetera. Abbiamo forse la cosa prima con tutto quello che ho detto. Non so, adesso ascolto voi. Ora, io credo che
utile avere un panorama sconsolante, perché questo ci induce un pochino a intanto non essere troppo pessimisti sugli insuccessi vissuti personalmente, no? Sono talmente sbagliato che i farmaci non funzionano, no? No, il farmaco funziona, ma l'idea che uno lo prende non ottiene i risultati aspettati da lui, o da, che sia proprio lui che è proprio incorreggibile, no? Che sono completamente sbagliato. E naturalmente anche ci allontana da una posizione che abbia una valenza parareligiosa e miracolistica rispetto a, cioè, la consapevolezza che nasce dall'esperienza, che non bisogna arrendersi al primo tentativo, cosa che noi vediamo molto spesso, no? Che c'è in questa cultura la tendenza a volere la soluzione immediata che funzioni nel giro di pochissime ore, se no vado a cercare qualcos'altro. Quindi c'è anche una specie di supermercato culturale, no? Ho sentito dire, guardate, io prendo spesso il metrobus e ne sento di tutti i colori nelle narrazioni che fanno le signore sulla pastiglia rosa, quella bianca, quella celeste, provale che vedrai che funziona, cose del genere, no? Ne ho sentite anche sui vaccini di tutti i colori. Qui noi viviamo in questa situazione, per questa ragione noi, sapete, abbiamo pensato da un po' di tempo di aumentare la conoscenza e la consapevolezza di chi per mestiere non fa questo di studiare i farmaci o prescriverli. Anche i medici si ammalano, non è che i medici non si ammalano, però la maggioranza della popolazione non è medico, non è ricercatore, non è farmacologo, e credo che uno dei punti critici importanti è che siccome l'aspetto prescrittivo, soprattutto in questi casi ma anche in molti altri, è legato anche al rapporto di fiducia che si crea tra la persona che sta male e il prescrittore, e quindi se il prescrittore ha consapevolezza dei limiti, conosce abbastanza bene quali sono anche le possibilità evolutive di quella terapia farmacologica, è chiaro che si deve creare un dialogo, una relazione. Questo è un punto molto importante. A un certo punto il professor Giusti ha anche accennato al rapporto che intercorre tra la psicoterapia e i psicofarmaci, no? Ma anche i percorsi evolutivi dei programmi dei club, per esempio, no? Dove molto spesso dentro l'esperienza di club, che naturalmente quella non ha intenzionalità risolutiva né nei tempi rapidi e neppure nei tempi lunghi, perché si pone in una posizione più evolutiva, cioè quello di un progressivo adattamento della persona all'ambiente, magari anche col supporto per un periodo personalizzato dell'utilizzo di psicofarmaci. Abbiamo un sacco di persone che prendono psicofarmaci per diversi motivi, anche l'elencazione fatta da Ludwig Gilman nell'introduzione della molteplicità delle situazioni che entrano nel grande capitolo della psicosi, no? Perché è talmente vasto che viene messa a dura prova anche la capacità diagnostica poi della psichiatria, anche perché poi quei sintomi non sono sempre uguali, continuano a mutare, a trasformarsi, e sono anche molto legati a variabili ambientali che la persona sta vivendo, no? Condizioni di tensione, interferenza di uso di sostanze volituali, per esempio, no? Quindi anche questo è un capitolo, magari affronteremo specificamente in un'altra occasione, no? Perché chi... Non so, per esempio, nel mente che non c'è, cioè, un sacco di cose che voglio dire. Clozapina e fumo cambia il mondo. No, bisogna fare delle cose incredibili e naturalmente bisogna aumentare la dose, quasi il doppio. Cioè quando chi la prende è anche fumatore. Fumatore. Mm-hmm. Molto, 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 sì.
se uno beve è un sostitutivo. Poi col bere va su un'altra parte, col bere viene fuori un'altra cosa, col bere sarebbe. Prego. Quando valutate anche il range del sangue della clozapinemia, no? Sì, certo, cioè, ci sono dei piani dei. Allora, cioè, non potevo dire tutto. No, no, allora, sì, no. Per esempio mi sono indicato la sindrome metabolica. Cioè, di peso da morire, soprattutto per l'anno, non secondo me. Dico soprattutto per l'anzapina è un problema grosso. Più la clozapina. Anche ancora di più. Sì, sono addirittura arrivano quasi 10 kg il primo anno. Non tutti, ovviamente. Professore, ma c'è un farmaco che magari fa anche dimagrire? Sì, non si clasidone. Lo ziprasidone però non si fa, non cioè, va sul peso, in bomba, però ti è in calmo e fa dimagrire, no, è ti è un po' calmo, questo è il problema, cioè all'inizio dormi di più, ma insomma no, come altri psicotico non va così. Sì, ma tu Carlo avresti un Natale complesso di interferenze di farmaci, alcol e affini che bello. Se volete anche la pietiapina mettere in laboratorio io sì come cavia c'era lui sì, sì, volevo solo chiedere questi sì, farmaci sono farmaci continuativi o sono farmaci di solito da prendere per solo bruciato di solito bisogna vedere caso per caso però di solito si prende per un periodo lunghissimo. Ok? Sì. Dopo, naturalmente. Si intende lunghissimo, anni o mesi? Anche anni, dipende dal psicoterapeuta, che ovviamente ha la situazione in mano, perché tanto è vero che uno dei problemi con questi farmaci che ci sono, perché devo riprendere, non posso muovere. Uno dei problemi che ci sono sicuro che li prende oppure no? Perché ovviamente non è che sta cosa nelle forme gravi capiti a uno che è tutto a posto, eccetera. No, ci sono problemi familiari, voi me li insegnate queste cose. E allora chi è che si fida che, che li prenda? Non per cattiva volontà, anche perché insomma, ok? Per cui hanno inventato le forme long-acting che fanno la pena ogni 20 giorni, eccetera, che fra l'altro costano di più. Allora, per raccontarvele tutte, in regione non vogliono passarli perché si sono già troppi soldi, ma dappertutto in regione sono eccetera e tagliano da morire e insomma questi qui sono un progresso rispetto a prima, nel senso che come stavo dicendo a lui, certo per la maggior parte di questi farmaci c'è un livello, ok? C'è un livello e sarebbe opportuno da vedere il livello, però ovviamente non è che il livello ti dica sì, assolutamente, perché ovviamente c'è gente che, per cui l'ho considerato, non so, 3-5 della Loperidol, c'è gente che con 3-5 sta benissimo, c'è gente che con 1 sta benissimo, c'è gente che con 8-10 ha problemi e comincia a avere gli effetti collaterali. Ci siamo? Ecco, per cui sì, una delle cose che ogni tanto lo fanno per vedere mi sta prendendo in giro, lo prende sta roba oppure no. È un grosso problema, perché ovviamente. Quindi è anche una forma di controllo dell'assunzione. È anche una forma di controllo dell'assunzione, per dire cioè, adesso c'è una crisi psicotica importante, è dovuta al fatto che la malattia ha progredito, eccetera, o è dovuta al fatto che non l'ha preso, che c'è qualcosa che non va, devo alzare i livelli, oppure eccetera. Insomma. Capito? Volevo chiedere al professore, io. Faccio una battuta preliminare, ma quello che ha detto, questi farmaci se non si prendono in meglio, vabbè, è una battuta. No, vedo che se non si prendono. No, nel senso con tutti questi effetti collaterali, poi c'è quello che scappa pure lo shock anafilattico, uno certo. Guardate che se vedete per qualsiasi farmaco, se leggete, non so. L'aspirina. Se avessimo l'aspirina in questo momento, Andrea Benarmi avrebbe dato l'aspirina, non riuscirebbe a metterla in commercio. Siamocene tutte, non riuscirebbe a mettere in commercio. Uno che ha la morfina, col cavolo, ok? Cioè le cose sono queste. Non dico che ci stiamo incartando da soli, ma quasi, ok? Cioè bisogna che tutto vada a posto. La mia domanda era, professore, sul rapporto tra il farmaco antipsicotico e la psicoterapia. Nel senso che lei ha detto che purtroppo nei casi acuti bisogna il farmaco, bisogna prenderlo perché agisce sui recettori, agisce quindi sull'organo. Sì. Bene.
come può influire positivamente una psicoterapia, se no abbiamo visto che è solo il farmaco che agisce, diciamo, sull'organo e quindi mette un po' a posto. Allora, come influisce, come può agire? Perché noi qui nel nostro gruppo facciamo psicoterapia, siamo un po' antifarmaci. Siamo anti. Ho detto prima, la prima cosa, una delle prime cose che ho detto, guardate che questi farmaci sono dei sintomatici. Ok? Mi tirano via il sintomo. Ok? Io so che tanta dopamina fa tutte quelle cose che vi ho detto. Ci siamo? Ma come mai viene prodotta tanta dopamina? Ok? Boh, e qua cominciamo, eccetera. La psicoterapia può influire a questo livello. Certamente se mi tira via sto gran rumore di fondo che c'è, è più facile che io mi approccio al paziente in qualche maniera. Questo è. Quindi c'è una necessità di entrambi gli interventi. È una necessità, perché altrimenti ovviamente questa gente, cioè, i suicidi sono un problema. Questa gente con una forma, con una schizofrenia affermata, ovviamente si di solito vive 20-30 anni di meno rispetto alla media. Okay? La storia naturale della malattia è questa. E ovviamente c'è chi può scegliere, vabbè, a me non me ne frega niente, vado avanti così, come tutte le cose, insomma, no? Cioè, voglio dire, uno prende la polmonite, certamente c'è chi guarisce dalla polmonite, dopo magari non respira più col polmone, eccetera. C'è chi fa la polmonite che neanche sa di fare, di avercela, ok? C'è chi muore di polmonite, c'è chi muore di polmonite nonostante le cure. Certamente i farmaci hanno tanti difetti, come ci ha illustrato il prof, però hanno ridotto anche l'istituzionalizzazione, insomma, che anche quella era di per se stessa una situazione che portava a peggiorare, insomma. Non so, mi viene in mente, scusa, mi viene in mente se avete visto un po' di figure sui libri di come veniva trattato lo psicotico ancora nel 900, incriminato, eccetera. Insomma, forse sì, vabbè, adesso facciamo gli zombie, non dico di no, all'estremo della scala, però insomma, la dignità umana è un attimo più salvaguardata, non è che abbiamo fatto delle robe, però insomma. Comunque, diciamo che l'aumento di questa dopamina potrebbe avere una causa sociale, diciamo, più che organica. Oddio, per carità, dunque, come mi pare l'altra volta, abbiamo tutti quanti le caratteristiche per sviluppare una depressione, una schizofrenia, il 90-90% di noi, poi naturalmente l'ambiente, come ti vanno le cose, eccetera. Per cui anche qua, allora qua ci sono i rischi naturalmente, 75% se si ha male il gemello monozigote, cos'è, aumenta di 4 volte la probabilità se ti mandano col barcone a attraversare, eccetera. Il sistema è complesso. Sì, il sistema è estremamente complesso e cominciamo a vederci, noi stiamo sparando sulla dopamina, adesso sulla serotonina, eccetera, poi una mano ci vanno date anche le tossicodipendenze, a farci capire un po' di roba. Siamo, non so, la fetamina, la polvere degli angeli, quella roba, insomma, abbiamo detto che porca miseria, se fa una cosa del genere, allora probabilmente, eccetera, insomma, cioè anche delle disgrazie altrui, sì. Ovviamente adesso siamo un po' incartati perché insomma la parte che tira fuori i farmaci nuovi è veramente ci vuole un investimento incredibile, no? Ma avete sentito l'Alzheimer, le maggiori case farmaceutiche hanno detto basta perché non capiamo niente, stiamo perdendo un sacco di soldi, eccetera, e ovviamente sì, le case farmaceutiche sono disgraziati, eccetera, per carità, però naturalmente chi investe sulle case farmaceutiche alla fine dell'anno vuole avere il suo utile, se no invece delle case farmaceutiche, che ne so, investe sulle biciclette, ci siamo, ok? E naturalmente quando cominciano a raggiungere gli investimenti, eccetera, cominciano a licenziare, eccetera.
si ritorna di nuovo alla serendipity. Esatto. È un colpo di fortuna. Abbiamo un colpo di fortuna difficile, è vero. Scusa. Io stavo appunto immerso in questo discorso qua, cercavo di fare una tesi di laurea rispetto a i metodi alternativi alla farmacologia nella depressione maggiore. Ho trovato molto poco e poco, cioè è molto diciamo, disperso interno all'interno dei sistemi diversi, quindi tra cinesi, tra americani, tra europei. E quindi non mi è stato possibile fare una ricerca completa che portasse a dei risultati. E quindi in realtà la mia sarebbe conclusa con una necessità di letteratura maggiore.